Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione serale del TG Versilia. In primo piano, purtroppo, i drammatici fatti di Bruxelles, gli attentati. In queste ore ancora si fa la conta delle vittime, informazioni che arrivano dalla capitale belga, dove si trovano anche cittadini versiliesi. In queste ore drammatiche abbiamo raggiunto un viareggino che si trovava in zone vicino ai siti colpiti dai terroristi. Sentiamo allora quanto ha raccontato ai nostri microfoni in questo nostro servizio. Noi ci siamo accorti, è successo stamani presto, le prime due bombe all'aeroporto. Onestamente le abbiamo visto sui telefonini. Io ho quattro figli, per cui abbiamo visto, appurato che stessero tutti bene, quelli che stavano a scuola. Poi io abito e lavoro vicino a dove è esplosa la bomba del metro. E quindi quella sì, c'è un po' di chiaramente più familiarità con i luoghi, le persone che la frequentano, per cui un po' di apprensione c'è stata. Non è una guerra così come sembrava, dopo quando abbiamo visto dalla televisione, ed onestamente la situazione è un po' meglio di come è raffigurata dalla televisione. Sì, dico, c'è chiaramente molto, molto disagio, sono delle cose orribili. Adesso c'è da riflettere su come l'ignoranza possa causare tanto dolore, insomma. Domani che giornata sarà? Ma credo abbastanza. Adesso nella zona qua dove siamo noi, chiaramente ci sono molti soldati. Le vie, il traffico sono chiusi, la metro credo che sarà ancora aperta, però contrariamente a quello che era successo la volta precedente, mi pare che le scuole saranno riaperte, quindi anche i belgi, tra virgolette, stanno facendo un po' di esperienza anche con il terrorismo, e quindi credo che sarà una giornata quasi normale, un po' surreale, però di una vita quasi normale, però sì, le persone non potranno andare alcune all'ufficio, insomma lentamente si riprenderà il corso normale della vita. Il sindaco di Pietrasanta, Massimo Mallegni, ha scritto al primo cittadino della città belga gemellata con Pietrasanta e Ocasin, portando la vicinanza della comunità di Pietrasanta, parole di vicinanza, appunto, vicini al vostro dolore, sono esattamente le parole del primo cittadino di Pietrasanta. In questo giorno di tristezza e di dolore, dove a regnare sono il terrore, l'integralismo e l'odio cieco. Dunque, una lettera partita dalla Versilia per la cittadina belga nelle vicinanze di Bruxelles. Torniamo in Versilia per raccontarvi quanto è accaduto ieri sera a Viareggio, alla stazione, alcune centinaia di persone che si sono riunite di fronte allo scalo ferroviario per protestare, per dire no alla microcriminalità e no allo spaccio di droga proprio nella zona di Piazza Dante. Vediamo com'è andata. Svegliati Viareggio, reagisci e riprenditi la città che fu la perla del Tirreno. Ecco in grande sintesi il senso del sit-in svoltosi lunedì sera davanti alla stazione ferroviaria di Viareggio, nato spontaneamente grazie alla scintilla fatta scoccare dal viareggino Paolo Baroni in seguito all'allarmante escalation criminale che ha investito la città di Viareggio e in particolare la piazza davanti alla stazione ferroviaria. L'appuntamento era per le 21 in Piazza Dante, un'azione concreta dei cittadini per mettere argine alla recrudescenza dell'arroganza criminale che, sotto forma di illegalità diffusa, minaccia la sicurezza dei cittadini con preoccupanti ricadute sullo sviluppo economico e sociale del territorio, come ha sottolineato Folco Papanti, titolare del bar della stazione. I viareggini, dopo l'ultima aggressione avvenuta nel sottopassaggio della stazione ai danni di una giovane promessa dello sport, Arianna Mazzoni, hanno paura e aspettano risposte concrete, compreso il ripristino del servizio di polizia ferroviaria dentro la stazione che oggi cessa alle 19. La partecipazione è poca, potevamo essere di più, era importante essere di più per essere presenti in un momento importante perché la città sta soffrendo.
tante problematiche, questa è una grandissima, la città spesso è vuota, è molto bello vedere facce di viareggini che si muovono al di là anche del carnevale per situazioni che sono importanti per la vivibilità di questa cittadina che ha bisogno di ritornare a vivere. Sinceramente mi aspettavo tanta più gente di quella che c'è e spero che a Viareggio si prendano dei seri provvedimenti perché la città è veramente al degrado. E poche ore dopo questa manifestazione spontanea contro la microcriminalità, i ladri si sono scatenati a Viareggio con due furti nella zona del piazzone e due tentativi consecutivi invece in un negozio della Darsena. Vediamo che cosa è successo nel servizio. Due furti messi a segno e due tentativi andati a vuoto. È il bilancio dell'ennesima notte viareggina segnata dalla microcriminalità, poche ore dopo il sit-in antispacciatori alla stazione. I ladri di quartiere sono tornati a colpire al mercato di Piazza Cavour, sfondando il vetro della porta d'ingresso del bar Monia e Clay, sotto i loggiati. Non proprio dei novelli Arsenio Lupin, dal momento che hanno portato via non il fondocassa, bensì il registratore, ritrovato danneggiato vicino al municipio, dove lo hanno abbandonato una volta messi in fuga dal sistema di allarme. Siccome sono proprio geni del crimine, hanno preso il registratore di cassa e hanno lasciato il cassetto. Vabbè che non c'è nulla perché siamo in una valle di lacrime. In ogni caso, se ci fosse stato qualcosa, l'avevano lasciato qui. Quindi il danno diventa economico perché ho dovuto ricomprare una cassa. Il vetro, lascio dire a voi la tristezza. A regola dovrebbero essere stati anche ben ripresi perché hanno appunto rotto il vetro dalla parte della telecamera e hanno usato delle cose che sono proprio sotto la telecamera, quindi se la telecamera funziona questa volta hanno un volto. Poco prima gli stessi malviventi avevano fatto visita al negozio di fiori accanto al bar, danni alla porta e pochi spiccioli racimolati dalla cassa, lasciata accortamente aperta dalla titolare. Nella cassa non c'era nulla, la cassa era aperta, hanno preso pochi spiccioli. E l'unica cosa, hanno spaccato tutti i vasi, anche proprio come spregio, perché non solo il passaggio, ma si sono divertiti a spaccarmi tutte le piante, vasi generali. Qui c'è da trovare un sistema diverso perché veramente siamo messi male. Hanno tentato per due volte invece di sfondare la porta d'ingresso con vetro blindato di questo negozio di modellistica di Piazza Brin, in Darsena. Al primo tentativo il ladro si è armato di un tombino in ghisa per colpire violentemente più volte la porta. Dopo un'ora circa ho visto lo stesso, si presume, penso lo stesso personaggio che tentava di nuovo di entrare nel negozio. Al che abbiamo chiamato ancora i carabinieri che sono intervenuti ancora e io me lo sono trovato qua in piazzetta tranquillamente davanti a 10 metri che scappava, abbiamo provato a inseguirlo ma non siamo riusciti. Sul tema della sicurezza a Viareggio è intervenuto il sottosegretario agli interni Domenico Manzione ieri a Pietrasanta per l'inaugurazione della caserma dei carabinieri. Grazie alle telecamere in arrivo sulla Versilia ci sentiremo più sicuri, ha detto ai nostri microfoni. Sentiamo. L'aggressione con scippo ai danni di una giovane ragazza avvenuto nel sottopasso della stazione ferroviaria di Viareggio è solo l'ennesimo tassello di una situazione ormai diventata ingestibile. La città, con il sit-in di lunedì sera, sceglie la via della provocazione e chiede a gran voce risposte da parte del governo in materia di sicurezza. Capisco le ragioni della manifestazione perché ci sono alcune zone a Viareggio che vanno monitorate maggiormente sotto il profilo della sicurezza, però da questo punto di vista posso dire che la prefettura è stata adeguatamente sensibilizzata. Come sapete pochissimi giorni fa abbiamo avuto un comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza pubblica nell'ambito del quale sono stati ipotizzati dei servizi mirati anche con l'aiuto di forze provenienti dal centro, cosa che si sta realizzando in questo periodo. Abbiamo firmato un protocollo che renderà più sicura la Versilia attraverso l'installazione di tutta una serie di apparecchiature, in particolare di telecamere, che potranno monitorare la situazione di quasi tutto il comprensorio versiliese. Speriamo quanto prima di poter portare in porto anche la riorganizzazione del polo di sicurezza a Lucca, che dovrebbe consentire anch'esso una lievitazione del livello di sicurezza all'interno di tutta la provincia. Una situazione quella di Piazza Dante, della Pineta di Ponente, dove si spaccia e si compiono furti e si verificano risse quotidiane che per i cittadini ha superato ogni limite. Ed è per questo che chiedono che si inizi a prendere sul serio questa situazione.
Queste le parole dunque del sottosegretario del Ministero degli Interni, Domenico Manzione, intervenuto, come dicevamo, all'intitolazione, alla cerimonia di intitolazione del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pietrasanta. Vediamo le immagini, vediamo com'è andata. Una grande festa per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Pietrasanta che ieri, alla presenza di centinaia di cittadini e delle autorità religiosi, civili e militari, hanno visto inaugurare la nuova caserma in via Unità d'Italia. Una cerimonia sentita alla quale hanno partecipato moltissime associazioni di volontariato, i sindaci versiliesi, il presidente della provincia, il consigliere regionale Baccelli, il sottosegretario Domenico Manzione, per esprimere tutti insieme il loro sincero affetto alla famiglia di Andrea Forasiepi, il vigile del fuoco, tragicamente scomparso durante un corso di formazione, alla cui memoria è stata intitolata la nuova sede di Pietrasanta. I Vigili del Fuoco, ha detto il sindaco Mallegni aprendo la cerimonia, sono uomini coraggiosi che prestano il loro servizio senza mai indugiare, anche di fronte al pericolo e senza neppure aspettare un grazie da parte di coloro che sono stati salvati dalle fiamme. E Andrea Forasiepi, ha concluso Mallegni, era proprio uno di questi uomini. Il distaccamento dei Vigili del Fuoco è il punto dal quale partono le squadre d'intervento dei Vigili, ma è anche un punto di riferimento per la sicurezza. Questo distaccamento consentirà di avere un presidio dei Vigili del Fuoco che abbraccia un territorio molto importante della Versilia, un territorio nel quale negli anni passati noi sappiamo ci sono stati diversi problemi sotto il profilo idrogeologico. Presidio che è entrato in funzione anche con l'emergenza vento dell'anno scorso e che quindi ha permesso di dare un soccorso alla popolazione e soprattutto a tutto il territorio in campo di protezione civile. L'impegno dei Vigili del Fuoco è un impegno forte. Un in bocca al lupo. Investire sui Vigili del Fuoco significa investire sulla sicurezza di tutti i cittadini e di tutto il territorio. È un bel giorno e quindi merita una bella festa. I lavori della nuova caserma, che ospita una squadra di soccorso operativa H24, sono rimasti a lungo fermi a causa del fallimento di alcune imprese costruttrici e finalmente si è arrivati alla conclusione della vicenda. Un cittadino straniero che aveva occupato una casa magazzino all'interno del parco della Versiliana Marina di Pietrasanta ha minacciato questa mattina con un bastone il sindaco Massimo Mallegni. Il primo cittadino ha richiesto l'intervento della polizia e poi ha presentato denuncia nei confronti dell'uomo. L'autore di questo gesto è originario del Corno d'Africa e aveva occupato appunto abusivamente una delle casette di legno ospitate nello spazio bambini della Versiliana, dove in estate si svolge il festival. È successo a seguito di un'ispezione da parte del sindaco arrivato in zona, intervenuta appunto le forze di polizia. Il primo cittadino poi ha sporto denuncia lamentando una cattiva gestione dell'emergenza immigrazione da parte del governo Renzi. E parliamo ancora di forze dell'ordine, perché a questo punto è definitiva la convenzione tra le polizie municipali di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema. Manca soltanto Forte dei Marmi, lo ha detto sempre il primo cittadino. Sentiamo. Aspettiamo solo Forte dei Marmi. L'invito arriva dal sindaco di Pietrasanta Massimo Mallegni in occasione della firma della convenzione tra le polizie municipali di Pietrasanta, Seravezza e Stazzema. Nell'occasione il primo cittadino ha nominato coordinatore unico dei tre comandi l'attuale numero uno della polizia di Seravezza, Mauro Goduto. Mallegni ha auspicato che in un prossimo futuro anche il comune di Forte dei Marmi aderisca alla convenzione. Tre comandi, un unico coordinamento, 48 agenti senza più confini. Grazie alla condivisione di mezzi, strumenti e intelligence. Ogni amministrazione manterrà la propria indipendenza e il proprio organico. Saranno i servizi di controllo, presidio e vigilanza ad essere programmati e organizzati in maniera coordinata. È un obiettivo importante. Avviene dopo che il prefetto di Lucca aveva voluto condividere con le tre amministrazioni comunali questa scelta di mettere assieme le polizie municipali del territorio. Manca Forte dei Marmi, ma siamo sicuri che anche lui arriverà a decidere di stare assieme a noi. È un po', diciamo così, quello che cercavamo di avere sul territorio, per 24 ore una gesta sorveglianza per una tranquillità più, una maggiore tranquillità dei cittadini. Credo che sia con Stazzema che con Pietrasanta abbiamo fatto un ottimo lavoro. Per noi oggi è un grande risultato, perché la nostra Polizia Municipale è composta da due unità
e quindi entrare in un sistema insieme agli altri due comuni per noi vuol dire aumentare la sicurezza dei cittadini, avere l'intervento dei vigili in più in fasce orarie maggiori rispetto a quelle che abbiamo attualmente. Voltiamo pagina, parliamo adesso di turismo, prenotazioni a rilento in vista della Pasqua a Viareggio, lo riferisce Federalberghi che intanto esulta per il taglio parziale della tassa di soggiorno. Sentiamo. Non decollano le prenotazioni per il weekend di Pasqua a Viareggio. Nonostante il clima mite e le previsioni non pessimistiche, i segnali sulla città appena uscita dal carnevale viaggiano a rilento, come riferisce Federalberghi. Unico traino le manifestazioni sportive organizzate. Ci si attesta sul last minute, qualche cosa sicuramente si sta muovendo e poi un notevole numero di turisti saranno in città grazie al Pisa World Cup. Possono esultare invece gli albergatori viareggini per le novità introdotte all'imposta di soggiorno. Come approvato lunedì mattina in Consiglio Comunale, già dal Ponte di Pasqua saranno esenti dall'odiosa tassa sui pernottamenti i ragazzi sotto i 18 anni e i portatori di gravi handicap. Un taglio che dà fiducia per la stagione estiva, riaprendo di fatto il mercato delle gite scolastiche e del turismo sportivo giovanile, che fino a ieri veniva penalizzato da un'imposta schizzata fino a 5 euro a notte durante il commissariamento del comune. Siamo soddisfatti, per la prima volta è stato fatto un piccolo passo avanti dimostrando da parte del comune, dell'assessore Alberici in particolare, una grande volontà di ascolto seguita adesso da fatti. Tutto questo ci fa ben sperare per quello che riguarda la destagionalizzazione, perché noi da sempre puntiamo su questo. È notorio che magari i gruppi di sportivi, di giovani, le gite scolastiche, mi dispiace parlarne attualmente dopo quello che è successo in Spagna, comunque sono quelle che ci permettono di andare avanti e di tenere aperte più a lungo le nostre strutture ricettive. Per Confcommercio il taglio alla tassa di soggiorno avrà benefici immediati sul turismo e avrà l'effetto di riportare le famiglie in vacanza a Viareggio. Parliamo di lavoro, nuovo presidio dei dipendenti di Polo Nautico in Darsena che ripetono il no al frazionamento. Sentiamo perché. No al frazionamento di Polo Nautico e all'esodo incentivato delle commesse dall'area del consorzio. Ennesimo presidio dei lavoratori all'ingresso dello storico cantiere Viareggino. 10 dei 26 operai sono ancora in cassa integrazione, ma tutti, anche chi è ancora in forza, guarda con preoccupazione all'immediato futuro. Secondo FIOM, CGL e le RSU, i soci di Polo Nautico stanno favorendo in tutti i modi lo svuotamento dei capannoni per favorire il successivo frazionamento delle concessioni. Si tengono piuttosto vuote, piuttosto che far lavorare chi avrebbe le condizioni per poterlo fare e quindi rioccupare tutti quelli che sono i lavoratori in cassa integrazione sia di FIPA sia di Polo Nautico. Nessuno garantisce che un domani, una volta frazionata l'area, che qui ci sarà più occupazione. Chi oggi chiede ancora con maggior forza il frazionamento, qui non ci sta lavorando da tempo. L'occupazione è a rischio perché ci sono degli accordi che legano agli immobili gli addetti dell'ex cantiere SEC che tuttora stanno facendo la cassa integrazione e che tuttora non hanno visto la loro ricollocazione e riposizionamento nell'ambito dei soci del Polo Nautico, soci che hanno tutt'altro interesse che non evidentemente quello di produrre in quest'area che è un'area di pregio dove ci sono delle potenzialità enormi. Ancora un no al frazionamento dunque, ipotesi che troverebbe l'appoggio del sindaco Giorgio Del Ghingaro, al quale i lavoratori e la CGL si rivolgono. Certo è che noi rivolgiamo un appello anche al sindaco affinché apra un tavolo di discussione e si cominci seriamente a ridisegnare quello che è il futuro di Viareggio, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione e la cantieristica che a noi preme in particolar modo. A proposito di sindaco? Noi non la commentiamo in modo favorevole perché non c'è stata nessuna discussione preventiva né tantomeno ad oggi ci sono delle garanzie di ritorno né occupazionale né dal punto di vista industriale di un'operazione di questa natura. Torniamo alla cronaca, fuoco un chiosco in Pineta di Ponente a Viareggio, inquirenti che non escludono la pista dolosa. Sentiamo.
Il retro del chiosco ristorante Non lo so in via Vespucci, nella pineta di Ponente a Viareggio, nota perché frequentata anche da spacciatori, è andato interamente distrutto in seguito ad un incendio che si è sviluppato nella tarda mattinata. Il fumo che ha invaso completamente il locale era visibile addirittura dal lido di Camaiore. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, una volante del commissariato di polizia con il personale dell'anticrimine e della scientifica che conducono le indagini e i carabinieri. Tra le ipotesi che hanno provocato l'incendio non è da escludere anche la pista del dolo. Questo episodio ha creato non pochi problemi ai titolari per la propria attività in vista della Pasqua ormai imminente. E poco distante i carabinieri hanno fermato un cittadino rumeno di 20 anni, incensurato, trovato con della droga in tasca. È stato fermato vicino alla Pineta di Ponente, al quartiere Marco Polo. Aveva 53 grammi di cocaina all'interno della propria auto, un'operazione che rientra nei controlli dei militari sul territorio viareggino. Veniamo adesso allo sport. In primo piano questa sera c'è il beach soccer, il calcio giocato sulla spiaggia. Si giocherà anche quest'estate a Viareggio, al Matteo Valenti Beach Stadium, nonostante le difficoltà che erano state paventate fino a poche settimane fa. La conferma che arriva dalla Federazione Italiana. Sentiamo. Catania, Viareggio e Riccione, ecco le prime tre località e relative date annunciate dal Dipartimento Big Soccer per la stagione 2016. Tra importanti conferme e significative novità, la nuova estate del calcio in spiaggia ufficiale prende non solo forma ma anche consistenza. Catania, con la sua imponente Domus Best Arena Beach Stadium, avrà l'onore e l'onere di aprire i giochi ospitando in sequenza la Euro Winners Cup e la Coppa Italia 2016 dal 1 al 5 giugno 2016. Viareggio, storica location del Big Soccer, sarà invece il teatro della tappa in cui saranno concentrati entrambi i gironi della Serie A, 17-19 giugno, con il Matteo Valenti Beach Stadium che per l'occasione sarà potenziato nella capienza e pronta ad ospitare alcune suggestive gare in notturna. Quindi ancora una volta Viareggio è la capitale del Big Soccer, quindi ancora una volta l'amministrazione comunale e la città di Viareggio devono capire l'importanza di questa competizione. Dulcis in fundo, è proprio il caso di dirlo, la sede della Final Eight sarà Riccione, capitale del divertimento della Riviera Romagnola, dal 4 al 7 agosto a fare da sfondo all'epilogo della Serie A 2016 con la sfida della Supercoppa e con gli incontri che decideranno l'assegnazione dello scudetto. Il Dipartimento Big Soccer e Lega Nazionale Dilettanti ha espresso soddisfazione per questi primi risultati, riscontrando il grande entusiasmo e la straordinaria collaborazione dei promotori locali, delle amministrazioni e dei club coinvolti nell'organizzazione delle tappe. A breve saranno ufficializzate anche le restanti location della prossima stagione, che si preannuncia quindi ricca di tante altre soddisfazioni, e Viareggio ancora una volta è meta di imponenti personaggi che arriveranno qua per promuovere ancora di più il nostro territorio. Ci fermiamo per una pausa, l'informazione prosegue, rimanete con noi.